Rieccoci, come vedete siamo molto accorciato il field. E molto svegli noi soprattutto. Sai com'è, sono le 7:30. Quindi sono le 9:13. No, vedete già solo due tavoli left perché esatto, dallo scoppio della bolla è successo praticamente di tutto. Ovviamente di tutto. Ma cominciamo dalla bolla. Però. Cominciamo dalla bolla. La bolla è scoppiata circa un'oretta fa più o meno. Sì, esattamente. La bolla è... Alberto Sacca. Alberto Sacca che ha pushato col suo asso donna circa un 10-12 bui da small blind, chiama un KK, folder originalese, ovviamente lo showdown è asso K, asso donna, quindi contro KK, nessuna buona nuova per Alberto Sacca che purtroppo è proprio lui l'uomo bolla di questa quarta tappa dello Sharbay. Da lì in poi 27 left si sono, come dicevamo, dati assolutamente e battaglia vera. Sono rimasti attualmente in 16. Indovinate un po' chi è il chip leader? Chi è il esatto, chip leader? È proprio lui. È proprio lui. Paolino Virgilio. Sì. Seguito con a circa 4.600.000, seguito a poca distanza. Sì, stavolta sì, sono i due super chip leader. Da Mauro Monferrà, che anche lui si è dato ben da fare, ne ha eliminati un paio anche lui. Sì. Assorbendo ovviamente lo stack. Terzo è Michael Toninello con quasi 2 milioni. Loro hanno 4.600.000, quindi hanno più del doppio rispetto al terzo. Direi che hanno un po' staccato in questa fase. Tra l'altro ci teniamo a dire, è uscito. Paolino Virgilio ha preso quasi 1 milione proprio all'uscita di Claudio Caffarella, un'uscita sfortunata, trova il 10 river per il set Paolino contro la top pair, top keep, che era asso K con K flop per Claudio Caffarella, niente da fare, è uscito anche che Alan quello Kess. Che abbiamo visto nella diretta precedente. Quindi però ribadivo, giusto ribadirlo, assolutamente, visto che dico poche volte assolutamente, lo dico ancora, volevo ribadivo. Dire che assolutamente non lo dico assolutamente. Comunque assolutamente sono in 16. Sono in 16, quindi ci stiamo avvicinando piano piano alla composizione di quello che sarà il final table di questo Sharkbay 4. Sì, e tra l'altro mancando ancora, la bolla è scoppiata abbastanza presto rispetto alle previsioni perché abbiamo avuto livelli pieni, manca un livello e mezzo. Esatto, cioè, un livello e mezzo. Potrebbe ancora succedere di tutto. Sì, non diciamo niente perché ovviamente non lo possiamo sapere, però comunque sia direi che è andata oltre ogni più rosea previsione, almeno dal punto di vista di uscite e di tempistiche, in modo domani magari da avere proprio quasi, non in final table, comunque insomma da lì a poco dovrebbe partire pochi players in più. Questo notate come siamo contenti di parlare di tempi brevi. L'ultima volta che l'abbiamo detto abbiamo fatto di nuovo le 6 di mattina, però non si può mai sapere. Comunque siamo ancora lontani da definire gli ultimi 10 che parteciperanno a questo final table di tappa ambitissima, non solo per i 16.000 euro di prima moneta, ma anche perché direi che dopo 4 giorni di gara vera e dura tutti ormai vogliono ambire a queste ultime 10 posizioni, per non dire poi alla prima. Anche se dal punto di vista della classifica, chiaramente il fatto che Paolino Virgilio sia appunto tuttora in gara lo pone sicuramente. Sì, guarda, abbastanza hai colto in perfettamente fuga. Bravo Marco, mi dai lo spunto e la palla per dire. Sai proprio che abbiamo fatto noi famiglia matematica, bene, molto bene. Abbiamo fatto proprio due calcoli a primo merito e al momento ovviamente Paolino Virgilio ha fatto un grosso balzo in avanti, certamente primo in classifica proprio perché Tiziano Di Romualdo non ha partecipato a questa tappa, non ha preso punti, ne manca ancora uno. L'altro che ha fatto un grande balzo in avanti è Alessio Pillon, che abbiamo visto uscire proprio in 20ª posizione, quindi poco fa, ma che con quei intorno ai 28 punti, adesso poi durante le prossime settimane faremo i conti precisi, dovrebbe arrivare intorno alla seconda o terza posizione proprio, quindi insomma direi che sarà una bella battaglia in dicembre per l'ultima tappa. Davvero una bella battaglia in classifica, anche il nostro amico Bertot, quindi direi che sono in due o tre che potrebbero godere di questa ultima tappa. Tra l'altro sono in corso ancora i side, domani ce n'è ancora uno, quindi ci sono anche i punti del side. Per quello che riguarda i punteggi per la classifica, sì, e anche per quelli del top club è ancora tutto da decidere. Assolutamente sì. Tanto qua c'è un all in. Approfittiamo, dai, seguiamolo visto che siamo qui e Luca sta già inquadrando del resto, quindi siccome non ci caga possiamo tranquillamente seguire anche un altro tavolo volendo. No, seguiamo perché c'è una linea anche di oltre 1 milione, quindi vedo interessantissimo i bui. Ripeto, sono 30.000, 60.000, ante 5.000, 30 minuti dalla fine del 25esimo e penultimo livello di oggi. Chi è l'ultimo in classifica? Partiamo anche dal contrario, dai. Bene, benissimo. Appena cambiato. Appena cambiato pagina. Abbiamo in fondo Sergio Colavini e Simone Montanarella, che è proprio con 8 bui. Sì. 8 bui. Quindi Simone Montanarella adesso è in all-in, che è penultimo. Quindi vediamo se riuscirà a
Tra l'altro aveva aperto proprio Bertocchi, di cui citavamo poc'anzi la sua classifica molto molto ben promettente, quella generale, ha aperto, e Montrarelli invece adesso ha pushato per oltre 1 milione. Lì ha segnato 900.000, perché Calvin come al solito è in giro a fare aggiungere zeri a caso. Come tra l'altro aveva fatto anche Simone, si ricorda, con Bobir per par condicio, aveva fatto ben 16 milioni. Esattamente, ricordiamo questo triste passaggio. Salutiamo Simone ovviamente, anche sarà contento che lo citiamo sempre in merito a questo episodio, sì. Sarà contentissimo. Salutiamo anche i nostri amici da casa. Prima ho visto Marcello qua in giro, c'è Ario che ormai è diventato una superstar, quindi non ci degna più di un saluto, però li salutiamo. Magari farà un concerto qui. Lo andiamo a vedere allora. Cioè, qui nell'arena, in coincidenza con l'ultima l'ultimo Sharpay. Strasso. Non mostra, bene. Quindi abbiamo 2-9, li ho visti io. Bastardo. Non si dice. Questo è l'ultimo collegamento per oggi, questo dei due, ma come abbiamo ribadito più e più volte, tutto il chip count in diretta sul sito di www.sharkcount.it e sulla fanpage. L'appuntamento con Shark domani. Per domani, con me è fra un mese, perché io domani non ci sono. Ma per quanto so, forse sei qua in giro, perché qua, quindi in altra veste. Quindi magari ti veniamo a infortunare. Chissà. Che ti intervistiamo per altri motivi questa volta. Va bene, ogni tanto passare anche dall'altra parte. Esatto. D'altra sponda. Non cioè nel senso. No. Va bene, sì. Ho dei dubbi che. Esatto. quindi. Ciao. Vi ringraziamo ovviamente per chi ci ha seguito e ci vediamo con me sulle scritte di Facebook e con te domani poi in altre. Qualcosa combineremo. Esattamente. Bene. Ciao. Ciao.